Tutto tiro, tutto tiro, Pericolo, pericolo. Ciao, sono Froxy. tutto tiro. Come devi morire? Salve a tutti ragazzi e bentornati su Monster Hunter 3 Ultimate. Io sono sempre Dark Griever e oggi vi voglio mostrare un altro dei miei set misti. Allora, andiamo a vedere. Possiamo vedere che ha una buona difesa, molto buono contro il fuoco, odia il ghiaccio, odia un po' il drago. Nell'insieme è carino. Allora, e abilità. Medicina più, aumenta l'efficacia degli oggetti per ripristino della vita. Questo vuol dire che se noi utilizzeremo un'erba verde, una pozione e una gran pozione, l'effetto sarà, non dico del doppio, però un buon recupero. Molto utile se siete degli spreconi tipo Froxy che vogliono, utilizzano insomma molto spesso le pozioni. Imperturbabile, permette di riprenderci dagli attacchi dei mostri più velocemente. Questa è una skill che ormai dovrebbe esservi entrata in testa tutte le volte che l'ho detto, però io, nel dubbio, ve lo dico ogni volta. Cosa fa imperturbabile? A tappo medio, protegge da molti ruggiti di tutti i mostri, a parte alcuni, tipo Giginox, Cidus, Diablos, l'Ajacrus degli Abissi. Ha protezione vento più 1, protezione corrente più 1, equilibrio e acrobata. Risveglio, libera le proprietà elementali nascoste delle armi che non hanno elementi. Questa serve per quelle armi che nelle caratteristiche sono, diciamo, hanno l'attacco puro. Però se abilitiamo questa skill è facile che possiamo sbloccare l'elemento, come in questa, con questo spadone. Questo spadone è stupendo perché ha i critici e ha 3 slot. Però non ha status e non ha elemento. Con risveglio piglia un bel po' di fuoco. Scherma impedisce ai tuoi attacchi di essere deviati. Attacchi un mostro, anche se hai la lama rossa non rimbalzerai mai. Le scintille usciranno, farai meno danno, però non rimbalzi. Concentrazione, meno tempo di carica per spada lunga, lame doppie, spada ascia, arco, spadone e martello. Lo spadone ci mettiamo metà del tempo a fare il colpo caricato. La katana, la barra dello spirito, è più veloce a recuperare. Doppie lame, stessa cosa. Spada ascia recupera del doppio la barra delle fiale. Arco, i tempi di caricamento appunto delle frecce, spadone l'ho detto, e martello stessa cosa, il caricamento dei colpi del martello. Questa è la tabella. Andiamo a vedere nello specifico cosa ho fatto. Allora, ecco lo spadone, vedete 540 di fuoco, non è male, c'è di meglio, ma essendo che hai critici a 3 slot, fidatevi, è buono come spadone. Qua bastava una gemma, ne ho messe due. Medicina, ho messo medicina. L'elmo, abbiamo utilizzato quello del Gemmoran, normale, che dà carica, scherma e tenacia, dove io sono andato a mettere appunto scherma. Petto Zinogre, che di suo non dovrebbe avere nulla che ci serve, però a 3 slot dove vivo ho messo carica. Piaceva di estetica. Guanti sempre del Gemmoran che danno carica e scherma e tenacia e hanno 2 slot dove sono andato a mettere un punto a scherma e un punto a carica. Fascia dell'esploratore, questo si fa nelle arene prendendo le monete. Cosa dà di suo? Medicina, scarico non ci interessa, 3 punti a risveglio e 2 slot dove sono andato a mettere ancora medicina più 3. Gambali sempre del Gemmora normale. Danno carica, scherma e tenacia. E 3 slot dove sono andato a mettere tenacia. E ovviamente, signori, il T-Celeste, molto buono, che mi dà medicina più 4 e risveglio più 7.
vi ricordo sempre che io sono nella tabella numero 6, e che esiste un amuleto ancora meglio di questo nella mia tabella, cioè risveglio più 7, medicina più 5. Se riuscissi a trovare quel maledetto amuleto, potrei ovviare anche nel mettere la gemma in ogni arma. Fortunatamente quasi tutte le armi che hanno bisogno di risveglio per liberare l'elemento hanno uno slot, però c'è qualche eccezione dove appunto se avessi quel maledetto più una medicina sarebbe un valido aiuto. Bene ragazzi, anche questa spiegazione di questo set è giunta al termine, spero che vi sia stata utile e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi!